La Guardia di Finanza arresta 7 persone a Palermo con i codici rubati su internet di carte di credito. Compravano e rivendevano biglietti per treni, navi o aerei a prezzi scontati. Danni per milioni di euro alle compagnie di trasporti. Tra i migrati nelle strade di Lampedusa, i disordini sono esplosi dopo l'arrivo del traghetto per il trasferimento nel centro di accoglienza. Rimangono oltre 800 ospiti. Dopo l'elezione a sorpresa del grillino Venturino alla vicepresidenza, Sala d'Ercole si prepara a varare le commissioni parlamentari. Poi inizierà la volata verso l'esercizio provvisorio di bilancio. Il Comune di Palermo presenta le iniziative per il Natale, aperti diversi luoghi sconosciuti alla città, ma torna anche lo spasimo e riaprono i cantieri culturali della Zisa. Da domenica fino al 6 gennaio un lungo calendario di spettacoli. Ecco dunque i titoli delle notizie principali di questa edizione del telegiornale. Buongiorno, benvenuti al TG Med. Come sempre all'inizio c'è una brevissima pausa. A tra poco. Nuova Sport Car, la nuova concessionaria Palermo BMW e Mini, Isola delle Femmine, Via delle Industrie 77. Da Loris, vendita promozionale. Cappotto lana donna, 79 euro. Orario no stop. Siamo aperti anche la domenica. Loris, la moda passa, lo stile resta. Fuori tutto, Trotta Group. Trotta Group, l'unico megastore del tessile. Strada statale 113, chilometro 58, a Carini. Il benessere inizia con noi da oggi, installando a casa tua un impianto di depurazione acqua. Waterworld, azienda di riferimento con una linea completa di impianti di trattamento dell'acqua domestica e industriale. Addolcitori, refrigeratori, dissalatori, tutti con autorizzazione ministeriale. A Palermo, in via Resuttana 269. A Trapani, via Archi 33. Hai deciso di vendere il tuo oro, ma non hai tempo per raggiungere i nostri punti vendita. Affari in Oro ha la soluzione per te. Da oggi eseguiamo il ritiro dei preziosi direttamente a casa tua. Contatta il nostro reparto di acquisto online. Clicca il nostro sito web e scoprirai i vantaggi. Affari in Oro. Con i codici rubati su internet di carte di credito compravano e rivendevano biglietti per aerei, navi o treni. Sono 7 le persone arrestate a Palermo. La banda aveva contatti anche in campo internazionale. Sentiamo Luca Salerno. Il sistema funzionava come una rete di agenzie di viaggi parallela a quella legale. Gli acquirenti si presentavano per comprare biglietti per viaggiare in aereo, nave o treno. L'organizzazione, grazie ai codici rubati delle carte di credito, acquistava i tagliandi a prezzo pieno per poi rivenderli scontati del 50 o del 30% ai clienti, spesso compiacenti. Le indagini della Guardia di Finanza sono andate avanti in parallelo con accertamenti su internet e controlli nel porto di Palermo nei confronti di passeggeri con i biglietti venduti a prezzi scontati. Durante il blitz 5 persone sono finite in carcere e 2 agli arresti domiciliari. Si tratta di 4 romeni, 2 bengalesi e un palermitano che abitano fra il capoluogo siciliano e Cagliari. Le accuse vanno da associazione per delinquere, ricettazione fino a frode informatica e indebito utilizzo di carte di credito, il tutto aggravato dal carattere transnazionale dei reati. A subire danni maggiori sono state però le compagnie di trasporto. Una volta accertata una frode del genere, infatti, il titolare della carta che dimostra la propria estraneità all'acquisto viene rimborsato dalla stessa azienda. Le compagnie italiane ed estere coinvolte avrebbero perso così incassi per una decina di milioni di euro. È stato però proprio grazie alla denuncia di una società di navigazione insospettita da anomalie nei pagamenti che è stato possibile scoprire la frode. La compravendita di biglietti avveniva in un negozio di prodotti alimentari romeni gestito da 2 arrestati della stessa nazionalità e in 2 phone center vicini alla stazione centrale diretti da 2 nigeriani.
italiani. L'organizzazione si occupava però non solo di viaggi, ma anche di intermediazione commerciale. Con i codici rubati sarebbero state pagate anche bollette e acquistati impianti Wi-Fi, con un danno per le aziende di circa 300.000 euro in appena un mese. La banda acquistava i codici delle carte di credito, una ventina di euro ciascuno, da hacker che avevano preso di mira un migliaio di persone in varie parti del mondo, dagli USA al Giappone fino al Brasile e agli Stati europei, inclusa l'Italia. Questa dunque la cronaca. Adesso seguiamo i consigli della Guardia di Finanza su come evitare le truffe e le frodi su internet. Sentiamo un'intervista che è stata curata per noi da Ambra Drago. Quello che diciamo ai nostri ascoltatori sicuramente è quello di stare molto attenti quando si ricevono delle mail un po' strane che provengono da siti sconosciuti, di non aprirle, perché automaticamente aprendole vengono captati dati sensibili, compreso ovviamente il nome, cognome, indirizzo, residenza e poi ovviamente anche i dati collegati alla carta di credito. Un'altra cosa da dire è molto importante, che il codice del consumatore, articolo 56 del codice del consumatore, prevede comunque che il danno non sia addebitabile al cliente, al titolare della carta di credito, ma venga poi stornato a danno della compagnia di navigazione o della compagnia di trasporto terrestre che ha materialmente subito il danno. Quindi tuttavia il titolare della carta di credito deve dimostrare di non aver partecipato all'attività fraudolenta. Una forma di tutela può essere l'SMS alert, ecco, pronto contro le clonazioni. Sicuramente sì, è un servizio che oggi quasi tutti gli istituti di credito a livello nazionale offrono anche a un prezzo anch'esso irrisorio, sicuramente più conveniente della truffa. La testa di un capretto sul tavolo e alcuni proiettili in una busta appesa alla maniglia dell'ufficio. Questo è il macabro messaggio che il commissario liquidatore dell'EAS, Dario Bonanno, ha trovato nella sua segreteria. Il commissario ha fatto subito la segnalazione alla polizia e la scientifica sta effettuando i rilievi. Bonanno è stato nominato commissario liquidatore dell'EAS lo scorso luglio. È di 7 feriti il bilancio degli scontri scoppiati questa mattina a Lampedusa, protagonista alcuni migranti attualmente ospitati al centro di prima accoglienza. Vediamo il servizio. Tafferugli tra migranti per le strade del centro di Lampedusa. La tensione è salita questa mattina quando gli extracomunitari hanno appreso che era arrivata la nave e che alcuni di loro sarebbero stati imbarcati per i trasferimenti verso altre strutture di accoglienza sparse nel territorio italiano. Gli scontri sono avvenuti davanti agli isolani. È una situazione insostenibile, siamo stanchi e preoccupati, siamo tornati ai tempi del governo Berlusconi, dice adesso il presidente dell'associazione albergatori Martello. Martello segnala che nel centro di Lampedusa ci sono circa 850 migranti liberi di muoversi perché non c'è alcun controllo, anche perché al comando dei carabinieri ci sono una trentina di militari che non possono far fronte da soli contro questa nuova emergenza. Nella nave dovrebbero essere imbarcati solo 48 migranti. Anche queste persone sono stanche, i tafferugli sono esplosi per chi doveva salire sull'imbarcazione dopo settimane di attesa. Non vedevano la nave, dice ancora Martello, da 13 giorni. Gli albergatori adesso chiedono l'intervento del governo. Le istituzioni ci hanno nuovamente abbandonati, non ce la facciamo più, vogliamo lo stato di calamità. La Giunta regionale siciliana, presieduta da Rosario Crocetta, è riunita ieri fino a tarda sera a Palazzo dei Normanni. Nella stanza del governo ha dato il via libera alla cassa integrazione in deroga per GESIP, la società del comune di Palermo, ferma da oltre 2 mesi e che sarà liquidata a fine anno. Il provvedimento riguarda 1.800 lavoratori che saranno coperti dagli ammortizzatori per 4 mesi. E intanto sul caso GESIP, ma anche sul bilancio del comune, tra tagli ai trasferimenti e pressioni fiscali, è intervenuto anche il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. Sentiamolo. Questa notte il presidente Crocetta e l'assessore Bonafede mi hanno comunicato che la Giunta ha deliberato la cassa integrazione in deroga per lavoratori della GESIP. Per questa mattina si attende il decreto del dirigente, la convocazione dell'ufficio del lavoro e subito dopo l'INPS potrà procedere relativi conteggi e pagamenti. Sembra, alla fine di un lungo percorso che avrebbe dovuto concludersi a settembre e che si sta concludendo a dicembre. Esprimo al tempo stesso rincrescimento,
ma anche apprezzamento perché finalmente questa vicenda si sta concludendo. Sei mesi fa il comune di Palermo era fallito, adesso non è fallito ma sta ancora male. Mi auguro fra sei mesi di poter dire che eravamo falliti, stavamo male e cominciamo a stare meglio. Il presidente Crocetta, ecco, avete parlato con lui per quanto riguarda, ecco, questa situazione? Ma io credo che la situazione non si risolve con le parole né del governo nazionale, né del governo regionale, né del governo cittadino. Si risolve con comportamenti conseguenti e da questo punto di vista aspettiamo ancora di capire che razza di governo è un governo nazionale che taglia come ha tagliato le risorse ai comuni e quindi ai cittadini, aumentando anche l'IMU e la fiscalità locale, e che razza di governo regionale è un governo regionale che non dà ai comuni come dovrebbe le risorse che deve dare. Il presidente Crocetta ha detto che darà le risorse, posso fare San Tommaso, quando le vedrò dirò sono arrivate. Tornerà a riunirsi questo pomeriggio alle 16 l'Assemblea regionale siciliana per la costituzione delle commissioni e la chiusura della fase organizzativa. Ieri è stato eletto con non poche difficoltà l'ufficio di presidenza. Poi sarà la corsa contro il tempo per l'esercizio provvisorio. Sentiamo Luigi Perollo. Quello del pomeriggio sarà un ulteriore banco di prova per maggioranza e opposizione, ma dopo la seduta di ieri nella quale i partiti di riferimento dei due schieramenti, PD e PDL, si sono mostrati per motivi diversi notevole affanno, le sorprese sono dietro l'angolo. Definito l'ufficio di presidenza, tocca adesso alle commissioni parlamentari che dovranno eleggere i rispettivi presidenti, un passaggio che andrà poi ratificato da Sala d'Ercole nel corso di una successiva seduta, forse già domani. Dopodiché si metterà mano al primo e inevitabile, dati i tempi, provvedimento, cioè al ricorso all'esercizio provvisorio di bilancio da valutare e approvare prima in commissione, poi in aula entro il 31 dicembre. Ma quella di oggi è la giornata dell'analisi su quanto accaduto ieri. In sostanza il grande sconfitto è il PD, al quale non va nessun rappresentante ai vertici dell'Assemblea. Il presidente Ardizzone è dell'UDC, la sua elezione ha fatto vacillare la maggioranza, il vicepresidente Pogliese del PDL e il vicepresidente vicario è, a sorpresa, il grillino Venturino, che ha ottenuto 33 voti, più di quelli ottenuti da Giovanna Marano, proposta dal PD. I 5 Stelle all'Ars sono 15, Venturino ha quindi avuto 18 voti provenienti da altri schieramenti. Oggi tiene banco anche il PDL, alle prese con due fughe, quella di Formica, che va con Musumeci, e quella di Fazio, che ha annunciato di passare al gruppo misto. Il PDL intanto ha eletto il proprio capogruppo, è Francesco Scoma, deputato di lungo corso e figura di riferimento delle dinamiche parlamentari. Si era presentata come un medico dell'ASP, ma in realtà era una ladra. La donna, una nomade di 36 anni, con un complice, era arrivata a casa di una pensionata di 81 anni di Ispica nel Ragusano con la scusa di dover verificare la domanda di accompagnamento per conto dell'ASP. Approfittando di un momento di distrazione, le aveva rubato denaro e oggetti preziosi. Adesso si trova in arresto. Ci fermiamo, c'è un'altra brevissima pausa pubblicitaria, poi torneremo per parlare dello sciopero dei benzinai. A tra poco. Da Loris, vendita promozionale, abito uomo 99 euro, giubbotto uomo 89 euro, orario non stop. Loris, la moda passa, lo stile resta. A che casa giochiamo? Arredo bagno, rivestimenti, infissi, pavimentazioni, sistemi di riscaldamento. Il risultato è vincente. Giocare a far casa per noi significa bagno oasi di relax come in una spa. La forma dello spazio con i nostri rivestimenti, il design e la qualità con i ferramenti e gli infissi, la tradizione e l'innovazione con i nostri sistemi di termoidraulica e di riscaldamento. Sia che si tratti di ristrutturarla o di fare casa ex novo, per noi è sempre un progetto da sviluppare per una casa su misura. La nostra casa è l'ambiente per la vita. Mamma, facciamo un dolce insieme. Ricò è crema di ricotta di pecora zuccherata e congelata per essere sempre disponibile. Da oggi anche nella comoda confezione da un chilo. Info su www.ricocreme.it. Telefono 091 869 1229.
Il benessere inizia con noi da oggi, installando a casa tua un impianto di depurazione acqua. Waterworld, azienda di riferimento con una linea completa di impianti di trattamento dell'acqua domestica e industriale. Addolcitori, refrigeratori, dissalatori, tutti con autorizzazione ministeriale. A Palermo, in via Resuttana 269. A Trapani, via Archi 33. Devi ristrutturare casa? Devi solo scegliere i materiali messi a disposizione per le rifiniture. Poi la soluzione te la diamo noi. Si chiama Soluzione Appartamento Chiavi in Mano. 100 metri quadri di pavimento, un bagno principale, un doppio servizio, rivestimento cucina, infissi, vetrate in legno e persiane in alluminio, portoncino blindato, porte in massello, impianti idrici ed elettrici. Il tutto chiavi in mano, compresa la progettazione, a soli 28.600 euro. Buongiorno, siamo in Belle Campane, il chiosco di fiori detto Flowers. All'interno del chiosco di nuova generazione, climatizzato, abbiamo le piante appartamento e i fiori decisi. Venite da noi in Via Le Campagna, non manca nulla, veniteci a trovare. Prosegue la serrata dei distributori di carburanti che protestano contro gli rincari del prezzo di benzina e gasolio e contro l'applicazione di commissioni più elevate sulle transazioni con i bancomat e con le carte di credito. Secondo le organizzazioni di categoria, l'80% dei titolari di impianti della Sicilia ha aderito allo sciopero che si concluderà alle 7 di venerdì 14. Ma a Palermo diversi impianti sono rimasti aperti. In questo caso però scarseggiano sia la benzina che il gasolio, andati a ruba nella giornata di ieri, durante la quale si sono registrate lunghe code ai distributori. Se non sarà riconvocato un tavolo con il governo, dicono i sindacati di categoria, a fine mese sarà effettuato lo sciopero dei bancomat. Per una settimana sarà possibile fare rifornimento soltanto pagando in contanti. È morta la notte scorsa a Gela la pensionata ottantenne ridotta in fin di vita il 3 dicembre scorso da uno scippatore. Teresa Pagano stava tornando a casa dalla farmacia quando un ladro le aveva scippato la borsa, facendola cadere e facendole sbattere la testa su alcuni gradini. L'anziana aveva riportato frattura alle ossa facciali e un trauma cranico con emorragia interna che le sono stati fatali. I funerali saranno celebrati domani. E si è conclusa nella notte l'autopsia sul corpo dell'anziano di 71 anni ucciso ad Agrigento, il cui corpo è stato trovato parzialmente carbonizzato. Sentiamo cos'è emerso. Gli aggressori avrebbero scatenato su di lui una furia animalesca. Dopo averlo picchiato selvaggiamente, lo avrebbero anche strangolato, tentando poi di dare fuoco al cadavere. Le fasi agghiaccianti dell'omicidio di Francesco Vasile, 71 anni, sono state ricostruite sulla base dei risultati dell'autopsia. L'esame sul cadavere si è concluso solo a tardanotte nella camera mortuaria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il corpo del pensionato era stato trovato parzialmente carbonizzato domenica notte nella zona della Valle dei Templi. Era stato un turista di passaggio a scoprirlo sotto il cavalcavia della rete ferroviaria nella tratta Agrigento-Porto Empedocle in Contrada San Marco. Per quanto riguarda il movente, le indagini dei carabinieri continuano. In un primo momento era stata presa in considerazione anche la pista passionale, ma sembra ormai avvalorarsi l'ipotesi che, dietro il delitto, vi sia stato un tentativo di rapina. L'anziano non era benestante, viveva con una pensione sociale di circa 900 euro e arrotondava con la consegna a domicilio delle bombole del gas. Negli anni, però, a quanto pare aveva messo da parte alcuni risparmi. È possibile che chi si sia accanito su di lui in maniera così selvaggia lo abbia fatto nel tentativo di appropriarsi proprio di quei soldi. Impennata di liti familiari, condominiali, lavorative di altro tipo ad Acireale, il numero crescente di risse nel comune, in provincia di Catania, confermato dal moltiplicarsi delle denunce, è diventato un problema di ordine pubblico, tanto che la questura di Catania ha formato un gruppo apposito per contrastare il fenomeno. Il personale già in servizio verrà affiancato da un sostituto commissario e un assistente capo. Riapre dopo 10 mesi di chiusura la camera iperbarica dello
dell'ospedale civico, eseguiti i lavori di ristrutturazione e di adeguamento alle normative europee necessari per la ripresa dell'attività. Stamattina si è tenuta l'inaugurazione del centro di medicina iperbarica, che ha sede in uno spazio alle spalle del padiglione della cardiologia. La struttura effettuerà le terapie da lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14, il martedì al giovedì invece rimarrà aperta fino alle ore 20. Prenderà il via domenica prossima, 16 dicembre, la Kermesse Palermo 2013, un lungo calendario di iniziative che fino al 6 gennaio consentirà ai palermitani e ai turisti di scoprire luoghi pochi conosciuti della città e di vivere un Natale partecipato, così come in occasione dell'ultimo festino di Santa Rosalia. Vediamo. Sì, e lo facciamo anche in continuità con la filosofia di quel festino, che fu un festino partecipato, un festino condiviso con tutta la città che si stringeva attorno alla devozione per Santa Rosalia. Questa volta naturalmente ci ritroviamo tutti in un momento di comunità in occasione delle feste di fine anno. Tutto il budget va agli artisti della città, non c'è un euro che va fuori, e questa è una scelta precisa, che vuol dire utilizzare l'occasione del Natale, delle feste di fine d'anno, per ridare un po' di energie, per ridare un po' di capacità di produttiva al tessuto culturale della città. C'è un investimento importante su realtà di strutture e di istituzioni, musei aperti a un euro, una rete di musei privati che spesso i cittadini non conoscono e che si apre, la restituzione di alcuni luoghi simbolo, penso allo Spasimo che ritorna fruibile, penso alla chiesa di San Crispino e Crispiniano che non tanti conoscono, e poi una bella novità che io credo importante, significativa, e che ci fa guardare anche al futuro con uno sguardo di speranza, che è il fatto che il Natale è sponsorizzato, ha uno sponsor importante, uno sponsor internazionale, una compagnia aerea che è Volotea. Quale sarà la data di inizio di questi eventi? La data di inizio sarà il 16 e coincide con un altro regalo per la città, che è la restituzione dei cantieri. Questo sarà oggetto di un'altra conferenza stampa, ma il fatto che il progetto dei cantieri culturali alla ZIS riprende con un vero restart dopo tanti anni di abbandono, credo che sia un regalo importante per la città, dal 16 al 6 di gennaio come da tradizione. Termina qui questa edizione del TG Med, adesso vi lascio ad una brevissima pausa, subito dopo le previsioni meteo per la seconda parte di giornata. Vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo il prossimo appuntamento questa sera alle 20.30. Buon pomeriggio a tutti. Nuova Sport Car, la nuova concessionaria Palermo BMW e Mini. Isola delle Femmine, Via delle Industrie 77. Mamma, facciamo un dolce insieme. Ricò è crema di ricotta di pecora zuccherata e congelata per essere sempre disponibile. Da oggi anche nella comoda confezione da un chilo. Info su www.ricocreme.it. Telefono 091 869 1229. Venite a visitare il nuovo showroom Vialdi sulla statale 113 nell'area commerciale di Carini. Potrete scegliere il vostro sommier o semplicemente il vostro materasso in lattice direttamente in fabbrica. Oggi il materasso matrimoniale costa solo 349 euro e il singolo solo 229, guanciali compresi nel prezzo e possibilità di finanziamento anche senza busta paga. E se acquistate un sommier, il materasso è in omaggio. È proprio vero quel che dice Eusebio Lamanna. Vialdi, senza chiacchiere, solo fatti concreti. Ma perché Auto Europa? Perché con Auto Europa si ha sempre di più. Il miglior servizio col minor costo. E poi sono ovunque. Roma, Milano, Torino, Palermo, Catania, Pisa, Firenze, Venezia, Bologna, Napoli, Verona, Bergamo. Auto Europa è veramente ovunque. Servizio impeccabile, staff efficiente, tariffe imbattibili. Auto Europa, l'autonoleggio low cost. Da Loris, vendita promozionale, cappotto lana donna 79 euro, orario no stop, siamo aperti anche la domenica. Loris, la moda passa, lo stile resta.
Sono aperte le iscrizioni al corso di studi politici organizzato dall'Accademia Nazionale della Politica e diretto da Bartolo San Martino. Al corso parteciperanno illustri esperti del mondo della politica, dell'economia e della cultura. Sono previste borse di studio, crediti formativi e rimborsi per gli studenti. Il titolo rilasciato è valido ai fini di legge. Nella seconda parte della giornata, condizioni meteo tendenti ad un progressivo miglioramento su tutta la Sicilia. Dalla notte, nuvolosità in aumento sulle zone centro-meridionali. Temperature in ulteriore calo, sia le minime che le massime. Venti moderati settentrionali con rinforzi, tendenti a disporsi da ovest con mari sino a molto mossi. Per domani una nuova perturbazione risalirà dal Nord Africa portando sulla Sicilia nuvolosità estesa. Le temperature saranno stabili o in lieve rialzo. Venti occidentali in attenuazione a rotazione da sud-sud-ovest con mari mossi e localmente poco mossi.